Buonasera dallo stadio Carlo Castellani di Empoli. Inizia un'altra stagione importante, inizia una nuova era, quella targata Maurizio Sarri. La Lazio inizia dal Carlo Castellani di Empoli. Un saluto biancoceleste da parte di Luigi Sinibaldi. Via, partiti per questo match. Inizia la Serie A versione 2021-2022 anche per la Lazio. Occhio perché è partito Edin Bajrami. Ora il giocatore di origine macedone, attenzione a quella Bajrami, pallone largo, attenzione, la possibilità per il tiro in porta e gol dell'Empoli subito con la rete siglata, la fattispecie da Bandinelli. A osservare quello che accade, occhio ancora a Felipe Anderson, palla sul secondo palo ed è subito il pareggio bianco celeste con Sergione Milinkovic-Savic, 1-1 che inizia il Castellani. A Bandinelli replica subito Milinkovic. Uno schema abbastanza rapido da calcio d'angolo, da palla inattiva. E ovviamente anche per Pedro, tanto palla lunga per Mancuso e palla che finisce sul fondo con Reina che ce l'ha con i suoi difensori. Attenzione che si buttano almeno in 5 dalle parti di Reina. Pacutrone, su di lui Usai, pallone all'indietro, Lazzari tocca e c'è il palo clamoroso colpito dall'Empoli ancora con Bandinelli. Il controllo fa fuori Mancuso, poi ancora Milinkovic, ancora verso Lazzari che si incune, ancora Lazzari! Subito il gol di Manuel Lazzari al Castellani, alla prima di campionato. L'ha messa dentro anche contro il Cagliari la scorsa stagione. In realtà era la seconda di campionato, non si era giocato il match contro l'Atalanta, ma qui alla prima va dentro il destro in diagonale di Manu. Fondo degli avversari, adesso lontana Pedro, Felipe Anderson in area di rigore, in testa Ismaili, poi Usai, palla che rimbalza, attenzione Acerbi, calcio di rigore, bravissimo il leone Francesco Acerbi che ha sorpreso tutti, secondo me qui doppio errore del difensore davanti a Vicario e di Vicario stesso. Si guarda la parte del bomber biancoceleste, fischia Sozza, parte Immobile, il 3-1 biancoceleste con il primo gol anche del bomber di Torre Annunziata, Ciro Immobile. Al 41esimo il tris della Lazio. E non riesce a evitare l'angolo Lucas Leiva, non c'è il recupero. Mancuso, di testa per Cutrone, Luis Felipe allontana, poi ancora Mancuso, allarga per Bandinelli, attenzione davanti a Reina, Bandinelli, Reina e poi Bajrami sulla linea, grandissimo intervento da parte di Luis Felipe che viene abbracciato, poi ancora l'Empoli che va avanti con Bajrami, largo c'è Cutrone, arriva anche l'inserimento da parte di Mancuso, ancora Bajrami in direzione, palla in calcio d'angolo, che partita ragazzi. Pallone laterale dove c'è ancora Felipe Anderson, appunto dal tentativo di cross, arriva adesso sul secondo palo dove c'è ancora Immobile che controlla perfettamente, ancora Ciro, poi Luis Alberto, occhio al mago da quella parte, attenzione verso Milinkovic, che palla verso Luis Alberto Vicario, un miracolo. Pallone bloccato da Andrea Anderson, allora Immobile, sempre lui, verso Andrea Anderson, Andrea, palla sul fondo, sull'esterno della rete. Andrea Anderson vicino al primo gol in Serie A. Due volte Luis Felipe, tanto c'è il tiro in porta, la traversa clamorosa, la traversa da fuori area colpita da Bajrami. E finisce qui, la Lazio batte alla prima di Sarri sulla panchina biancoceleste l'Empoli 3-1. Una partita bellissima.